Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, dato il successo del primo video sulle curiosità di Harry Potter, abbiamo deciso di cercarne altre e ci siamo riuscite. Infatti oggi vi porto le 30 curiosità su Harry Potter, parte 2. Buona visione! Hermione avrebbe dovuto avere una sorella minore, la Rowling però non ha mai trovato il momento giusto per collocarla nei libri. Sempre la Rowling ha dichiarato di aver commesso un errore scrivendo della passione per la caccia notturna di Edwige. Infatti, dopo averlo cercato, ha scoperto che le civette delle nevi sono animali diurni. Fred e George sono nati il 1 aprile. Coincidenze? Io non credo. Sempre J.K. aveva pensato di inserire Mafalda, una cugina Weasley, nel Calice di Fuoco, ma poi venne rimpiazzata da Rita Skeeter. Lupin è stato il primo lupo mannaro ad essere inserito nell'ordine di Merlino prima classe. Bonnie Wright fece l'audizione per il ruolo di Ginny Weasley perché suo fratello, dopo aver letto i libri, le disse che gli ricordava il personaggio. Fino a quel momento Bonnie non aveva mai considerato la carriera di attrice. Il fidanzamento tra Ginny ed Harry è indirettamente collegato a due delle famiglie di maghi più famose, i Black e i Peverell. Infatti, la nonna di Ginny era una Black, mentre Harry, come sappiamo, è un lontano parente dei fratelli Peverell. Tom Felton dichiarò che Emma Watson li faceva sembrare degli idioti guadagnando 9 A-stars e girando 3 film allo stesso tempo. Alan Rickman vietò a Matthew Lewis e a Rupert Grint di stare nelle vicinanze della sua BMW perché durante le riprese del Calice di Fuoco rovesciarono un milkshake all'interno. I film danno un'impressione sbagliata delle scuole di Beauxbatons e Durmstrang, infatti fanno capire che la prima sia una scuola totalmente femminile, mentre l'altra maschile. In realtà chi ha letto i libri sa che non è così. Tom Felton ha dichiarato di essere entrato così tanto nel personaggio che quando gli venivano date delle battute che lui pensava non fossero adatte a Draco, chiedeva venissero cambiate. James Potter ha rubato la mappa del malandrino dalla scrivania del padre, divenendone così il proprietario. Voldemort è morto a 71 anni. Nelle riprese, il personaggio di Dobby era costituito semplicemente da un bastone con un'arancia infilzata sopra. Vi rendete conto che noi abbiamo pianto per la morte di un bastone? Vi ricorderete di Colin Cannon, il ragazzo con la macchina fotografica? Beh, non ci crederete mai, ma adesso è veramente diventato un fotografo professionista. I crimini di Lucius e di Draco furono perdonati perché abbandonarono Voldemort e perché Narcissa mentì allo stesso per salvare la vita di Harry. Dopo aver girato Il prigioniero di Azkaban, Rupert Grint venne punito a scuola per un lunghissimo periodo per non aver fatto i compiti a casa. Tom Felton si innamorò di Helena Bonham Carter alla fine delle riprese del terzo o quarto film e infatti le scrisse anche una lettera d'amore. Felton doveva decolorare i capelli ogni 10 giorni durante le riprese dei film. Sempre Tom Felton, indovinate un po', è un Grifondoro su Pottermore. Il carattere della zia Marge è ispirato alla nonna della Rowling, Frida Volan. Dopo che Harry la gonfiò, i Dursley non la invitarono più a casa loro e Harry non la vide mai più. Harry, Ron ed Hermione avevano tutte le Chocolate Frogs a loro dedicate. Come Silente, Ron ritiene che questo sia il più grande successo della sua vita. Minerva McGranit era infelicemente innamorata di un babbano in gioventù, ma poi fuggì a Londra per un lavoro presso il Dipartimento di Applicazione della Legge Magica. Dopo Hogwarts, Luna Lovegood è diventata una naturalista e durante il suo lavoro ha incontrato e sposato Rolf Scamandro. Il nonno di Rolf Scamandro è Newt Scamandro, l'eroe del film di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Scamandro, Scamander, non so in italiano. Poiché i lettori dei libri avevano dei problemi a pronunciare il nome di Hermione, la Rowling ha scritto una scena in cui ha spiegato il suo nome a Victor Krum. J.K. Rowling ha respinto la richiesta da parte di Michael Jackson di produrre un musical su Harry Potter. Sempre la Rowling ha spiegato che Silente ha potuto vivere più di 100 anni perché l'aspettativa di vita dei maghi e delle streghe è più lunga di quella dei babbani. Il termine babbano, muggle in inglese, che significa una persona senza poteri magici chiaramente, è entrata nel vocabolario inglese nel 2003.
Scrivendo l'epilogo della serie, la Rowling ha vagliato l'idea di far comparire anche Dudley Dursley al binario 9 e 3 quarti, insieme a suo figlio dotato di poteri. Ha deciso di non farlo perché ogni forma di gene magico, dice lei, non sarebbe mai potuto sopravvivere al contatto con il DNA di zio Vernon. La serie non sarebbe mai nata senza Alice Newton, la figlia di 8 anni del direttore della Bloomsbury Publishing, che lesse la pietra filosofale prima ancora che ne venisse decisa la pubblicazione e lo definì meglio di qualsiasi altra cosa. E aveva ragione. Bene ragazzi, anche per oggi le curiosità sono finite, ditemi se le sapevate già, se avete qualche correzione da farmi e ditemi anche se volete che io mi impegni a trovarne altre, perché sicuramente ce ne sono. Allora lasciateci un feedback con un like, un commento, diteci quello che volete e alla prossima, ciao! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se siete nerd come noi iscrivetevi al canale. Ricordatevi di attivare la campanellina accanto al tasto iscriviti per non perdere i nuovi video. Grazie della visione!